Buongiorno a tutti e benvenuti a questo ennesimo talk dell'area Green Theater, in cui protagonista è un'ulteriore declinazione di quella che è il concetto più ampio di sostenibilità dell'industria conciaria italiana. Protagonista di questo incontro è il Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale, di cui abbiamo qui presenti il presidente Leonardo Volpi e il direttore Barbara Mannucci. Un consorzio che ha una grandissima storia da raccontare, che rappresenta una nicchia, ma solo per modo di dire, all'interno del settore conciario italiano e internazionale. Diciamo, ha una storia grandissima da raccontare, sarà Leonardo a spiegarcela, e una storia che si è trasformata nel tempo in un brand che potete vedere proprio sulle borse che sono state messe sulle sedie per accogliervi. Un brand riconosciuto a livello internazionale che si è dotato di tutta una serie di strumenti di promozione, tra cui l'ultimo è l'oggetto di questo talk, il disciplinare, di cui poi ci parlerà nel dettaglio Sabrina Frontini, direttrice di ICEC, l'Istituto di Certificazione dell'Area Pelle. Quindi partiamo subito perché c'è tanto da dire. Diamo la parola a Leonardo Volpi, che ci racconterà cos'è il consorzio e come sviluppa la sua attività. Grazie, buongiorno a tutti. Visto che parliamo di storia, una storia ormai di un consorzio che è da anni che lavora, partiamo veramente da quella che è la storia vera, appunto, del settore conciario. La lavorazione della pelle in Toscana è una tradizione ultracentenaria. Già nel Medioevo e a Firenze era un'attività fiorente e riconosciuta fra le corporazioni di arti e mestieri. Risale al 1282, infatti, la fondazione dell'arte dei cuoi e Galligai, che raccoglieva tutti i maestri artigiani che praticavano l'arte della concia, e già in quel tempo questa produzione era regolata da uno statuto dell'arte che dettagliava tutte le fasi del processo di lavorazione e prevedeva controlli nelle botteghe degli artigiani. Da allora e fino ai primi anni del Novecento la tipologia di concia più diffusa, non solo in Toscana ma ovunque, era appunto la concia vegetale, quella che oggi viene praticata dalle aziende iscritte al Consorzio Vera Pelle Vegetale. Poi è sopraggiunta la concia minerale, che per vari motivi ha preso il sopravvento, ma in Toscana ancora oggi ci sono conciatori che portano avanti con orgoglio questa antica tradizione. Per chi non conoscesse questo tipo di concia, i tannini, che li vedete qua riportati nelle foto, alcuni dei principali, sono gli agenti concianti che si utilizzano per fare le pelli conciate al vegetale. I tannini sono estratti naturali di origine vegetale, solitamente polveri, estratti da alberi con alto potere tannico, come il castagno, la mimosa, il quebracio. Sono i primi tre, quelli più comuni che vengono utilizzati per la concia vegetale. I conciatori toscani produttori vegetali dal 1994, fondarono il Consorzio Vera Pelle Conciata al Vegetale, un'associazione no profit che li rappresenta e che li aiuta a preservare e promuovere nel mondo la concia al vegetale. Oggi le concerie associate, come vi dicevo, sono 20, tutte toscane e tutte accomunate dalla produzione di pelle vegetale, secondo l'antico metodo toscano. Qui vedete in dettaglio le aziende che sono associate al consorzio, che la stragrande maggioranza le trovate anche espositori presso Linea Pelle. Come già nel Medioevo, i cuoiai fiorentini erano rappresentati dalle loro corporazioni che ne regolavano e ne normavano la produzione. Allo stesso modo, oggi in Toscana il Consorzio della Pelle al Vegetale tutela un patrimonio storico locale, ne disciplina la produzione e ne promuove il prodotto su scala internazionale. Nel 2009 il Consorzio ha creato un marchio di prodotto per identificare e distinguere la produzione di queste concerie toscane. Il marchio è registrato in Italia e all'estero e l'uso è riservato esclusivamente ai membri del consorzio. L'immagine del marchio racchiude in sé tutti i principali fondamenti della nostra filosofia di produzione. L'impronta della mano è simbolo dell'artigianalità, del prodotto. Il nome contiene la parola chiave che definiscono che cosa e dove. La concia vegetale è in Toscana.
Insieme al marchio è stato messo a disposizione della clientela delle concerie associato un certificato di garanzia sotto forma di cartellino, eccolo qua, e lo potete vedere, da appendere ai loro prodotti finiti, che garantisce al consumatore finale l'origine toscana e la qualità della pelle con cui il prodotto che ha acquistato è realizzato. I cartellini di garanzia sono inoltre dotati di un codice identificativo che permette la tracciabilità del prodotto e della materia prima. Non c'è l'altra facciata, non ho, con il numero no. Quindi il marchio pelle conciata e vegetale in Toscana è un marchio di prodotto che garantisce che le pelli sono conciate con estratti vegetali, che l'intero processo di lavorazione da grezzo a finito si svolge in Toscana, che il processo produttivo è regolamentato da un disciplinare di produzione che tutte le concerie aderenti al consorzio si impegnano a rispettare. La prima edizione del disciplinare fu pubblicata nel 2010 ed era focalizzata sulle caratteristiche e sulla qualità del prodotto per poter utilizzare il luogo consortile pelle conciata vegetale in Toscana. I pellami delle concerie associate dovevano essere conformi ad una serie di parametri chimici fisici ed essere prodotti in una precisa area geografica, appunto la Toscana. Adesso, dopo 10 anni, abbiamo sentito l'esigenza di fare un passo avanti e di certificare, oltre al prodotto, anche i processi, i sistemi di gestione delle nostre concerie associate. E quindi nel 2021 abbiamo rilasciato la seconda edizione del disciplinare consortile, che riteniamo essere un documento molto completo che tocca tutte le principali tematiche di interesse della clientela intorno alla sostenibilità della produzione. È stato un lavoro lungo e complesso, portato avanti in collaborazione con ISHEC, con l'obiettivo principale di tracciare un percorso di accompagnamento verso la certificazione che in tempo relativamente breve portasse tutte le concerie del consorzio a poter offrire alla loro clientela delle garanzie oggettive certificate da un ente terzo, sia dal punto del prodotto che sulla sostenibilità aziendale. Questo disciplinare è un pacchetto completo che definisce la materia prima, il tipo di concia, il luogo di produzione e regolamenta i requisiti di prodotto e di gestione aziendale, toccando ben 6 ambiti diversi di certificazione. Ma il direttore di ISHEC, Sabrina Frontini, appunto, poi vi parlerà in maniera più precisa di quello che è il contenuto. Io vorrei farvi una breve riflessione. Le aziende che partecipano al consorzio Vera Pella Vegetale sono aziende che hanno una taglia medio-piccola, d'accordo? Producono degli articoli che a noi piace definirli di nicchia e comunque rivolti a una clientela colta nel vero senso della parola, quindi non tanto di cultura generale, ma che comunque possa capire e apprezzare quello che è la pelle al vegetale nel suo essere, nel suo vivere insieme al consumatore. Essendo aziende così bene o male piccole, aziende familiari che hanno quindi pochi addetti e producono in maniera fortemente artigianale, confrontarsi con il mondo delle certificazioni che oggi viene tanto richiesto dalle firme, dai brand più importanti, non è una cosa semplice. Ok, sono dei passaggi veramente complicati, dei passaggi che richiedono l'impegno oltre a quelli che normalmente sono la gestione dell'azienda, che sono degli impegni veramente importanti. Per questo siamo riusciti, grazie all'aiuto di ISHEC, appunto, a mettere su questo disciplinare, in modo anche da portare piano piano tutti gli associati ad uno standard, a un livello di sostenibilità importante. E nel frattempo avere anche appunto una certificazione da poter spendere. Questa è una riflessione che ritengo sia fondamentale per capire quello che è effettivamente la produzione della concia vegetale. Io a questo punto lascio a Sabrina appunto la possibilità di spiegare e di presentare in dettaglio le caratteristiche del nostro disciplinare e poi eventualmente siamo qua a disposizione. Passiamo direttamente a te, Sabrina. Bene, grazie mille. A me compete la parte un po' più tecnica.
spero di non essere noiosa, ma è importante apprezzare davvero i contenuti di questo lavoro veramente degno di merito che ha fatto il Consorzio per i propri associati. Innanzitutto come obiettivo quello di abbracciare tutti gli associati e quindi dare una veste di sostenibilità sui temi del prodotto, sui temi del sistema di gestione un po' per tutti i loro soci, proprio per avere questa qualifica su alla fine quelli che sono i temi che interessano i brand. Difatti lì vediamo elencate una serie di tematiche che sono di prodotto, il tipo di concia, quindi la caratterizzazione del tipo di concia, il made in, che per loro addirittura vuol dire non solo made in Italy, ma made in Toscana, e quindi è un qualcosa di ancora più stringente, e la tracciabilità delle materie prime, che chi di voi ovviamente qualifica i fornitori sa che è un requisito ormai imprescindibile, la conoscenza dell'origine delle materie prime da cui si parte a fare la lavorazione delle pelli. Poi sulla parte di sistema ovviamente si va a valutare ciò che è la gestione di alcune cogenze di tipo ambientale, di sociale, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che sono assolutamente i temi principali di ogni qualifica verso i fornitori. Da qualche parte, scusate, ho bisogno, grazie, di girare le slide. Ecco, un'altra cosa importante che sono le tempistiche che loro si sono dati per questa qualifica, molto brevi, perché in un anno avere l'obiettivo di qualificare tutti gli associati è stato veramente una cosa impegnativa, importante, e non è da tutti. Effettivamente per essere qualificati su tutte quelle tematiche occorrerebbero anni di lavoro, e qui ovviamente c'è un'accelerata per riuscire a fare tutto in tempi ristretti, e anche questo è molto importante. Noi faremo degli audit biennali, e un altro aspetto importante è che quando facciamo la delibera comunque la faremo come sempre garantendo imparzialità, competenza, non ci sono membri del consorzio nei nostri comitati di delibera, e quindi anche in questo noi applichiamo le regole che adottiamo negli altri schemi accreditati, quindi per essere assolutamente corretti. Alla fine del primo step, che è quello di prodotto, gli associati avranno la conferma per l'uso del marchio pelle conciata al vegetale in Toscana, e solo alla fine anche del percorso di sistema di gestione, quindi del secondo step, gli associati potranno avere l'uso del logo di sostenibilità, questo logo tondo colorato che ICEC sta dando a tutte le aziende solo alla fine di un percorso che li vede coinvolti nel toccare tutti i temi della sostenibilità, che sono esattamente tutti quelli che loro hanno nel loro disciplinare. E quindi rinforzeremo questa squadra, perché questo logo, questo bollino alla fine per noi deve essere un bollino di eccellenza, di un club che vuole rappresentare l'eccellenza anche di chi fa prodotti in Italia fatti bene in un determinato modo. Quindi ben venga anche l'inserimento di tutti i vostri associati alla fine di questo percorso per l'ottenimento di questo logo. Ora molto velocemente vi spiego quali sono gli step, i criteri che ci sono nel disciplinare. Uno dei primi requisiti è il tipo di concia. Ovviamente siamo in Toscana, concia al vegetale, quindi si è creata una specifica tecnica che riflette i contenuti dello standard 10885, che è quello sulla pelle al vegetale, della 15987, che è la norma per la terminologia, e in più loro ci hanno voluto mettere anche ulteriori requisiti un pochino più tosti, un pochino più stringenti, quindi in questo senso sono stati molto bravi. E per fare le valutazioni sulla concia al vegetale, quando andiamo a fare l'audit, preleviamo anche i pellami, oltre ovviamente a fare un giro nel processo produttivo, preleviamo i pellami e vengono mandati a laboratori accreditati per fare cosa? Per fare una serie di test, che poi sono contenuti nella specifica tecnica allegata al disciplinare. Qui c'è giusto un estratto per far vedere la caratterizzazione chimica tipica del processo conciario al vegetale, che addirittura è ancora bella restrittiva, perché ci sono dentro anche dei requisiti di concia metal free e più restrittivi di quello che sarebbe normalmente una normale concia al vegetale. Secondo requisito del disciplinare, made in Toscana. Qui si parla dell'andare a verificare dove geograficamente sono state svolte le fasi di produzione conciarie dei loro prodotti. Di tutto il ciclo alla fine, perché con riferimento allo standard europeo sul made in, sarebbe sufficiente anche solo fare riconcia, tintura in grasso
nel paese di cui si vuole dichiarare l'origine, quindi la Toscana. E loro hanno detto, ma no, noi mettiamoci anche la concia e la rifinizione, quindi in sostanza è un 100% made in Toscana. Queste fasi, dal grezzo al finito, alla fine devono essere fatte tutte in Toscana. E noi andiamo a controllare anche questo. E loro ovviamente rinforzano il concetto di pelle conciata al vegetale in Toscana. È un controllo di origine delle fasi di produzione, dal punto di vista geografico. Anche questo più restrittivo di quello che prevederebbe la norma di riferimento. E poi la tracciabilità. Sulla parte di prodotto hanno aggiunto questo importante tassello che ormai tutti i brand chiedono. Quindi andiamo a vedere se i miei fornitori mi dicono il paese, i luoghi dove sono stati macellati gli animali, dove sono stati allevati. C'è questo tipo di raccolta dati per tutti gli ordini di acquisto che loro fanno, in un anno di tempo come minimo. Si segue molto quello che ICEC fa nella tracciabilità, nello schema di riferimento TS410. Ci sarà anche alla fine un punteggio che definisce qual è il grado di informazioni che loro hanno. Tutte informazioni che devono essere anche documentate, non accettiamo mai autodichiarazioni, e quindi anche loro hanno aggiunto questo importante tassello per definire quella che è la provenienza proprio delle materie prime in termini di paesi di macellazione e allevamento degli animali. Il punteggio che poi si troverà nel certificato stabilisce appunto questo livello di informazioni che loro sono riusciti a reperire. Quindi veramente sul prodotto hanno toccato tutto, tipo di concia, made in e tracciabilità. Poi c'è la parte di sistema, ecco che qui si sono aperti non solo al controllo del prodotto ma a ciò che è da gestire per forza di cose, perché è cogente in tutte le aziende dal punto di vista della sicurezza, sui processi di lavoro, ambientale e di responsabilità sociale. Quindi questo è un po' un percorso che c'è alla base di tutti i sistemi di gestione, quindi quando si fa una 14.001 si vedono le parti ambientali, la 45.001 si vedono le parti di salute e sicurezza, sulla responsabilità sociale, se tutte le volte che si fa un audit comunque ci sono le parti con riferimento alla SA8000, per esempio al codice di condotta UNICE, si vedono questi requisiti cogenti. Nel disciplinare c'è tutta questa sezione per vedere questi requisiti, che vengono visti su tutte le sedi produttive, su tutti gli addetti e per tutte le attività svolte dall'azienda, perché sono di sistema, quindi non si può dire su alcuni addetti o sedi lo vedo e su altri no, questo è proprio un qualcosa che si valuta a livello omnicomprensivo. E la gestione delle leggi avviene, cioè si valutano le leggi in vigore e pertinenti con questi tre grossi macro argomenti che abbiamo visto prima. Alla fine di questo percorso, bollino della sostenibilità, perché i temi sono stati toccati tutti. Quindi per concludere io direi che veramente hanno fatto un percorso degno di merito, di nota, completo, perché abbiamo toccato tutti i temi, inclusivo, perché abbraccerà tutti gli associati, e anche efficiente, perché in meno di un anno li vediamo tutti. Adesso siamo più o meno a metà percorso, entro fine estate, se tutto va bene, non abbiamo ancora problemi con le pandemie, siamo a posto con tutte le qualifiche. Quindi loro veramente, siamo partiti a giugno dall'anno scorso, mettiamo fine estate, tutti i loro associati saranno qualificati. Quindi mettiamo anche un periodo molto complicato. Sì, esatto, che comunque non ha arrestato assolutamente il lavoro, assolutamente. In generale, questo lo posso dire proprio come ICEC, non c'è stato nessun calo di interesse sul tema della sostenibilità, anzi abbiamo lavorato forse anche di più in tutti questi mesi. Io ho terminato, quindi ripasso la parola a Luca, che poi può eventualmente accogliere domande e riflessioni. Questo disciplinare è un esempio di quello che dicevamo anche ieri in altri talk legati alla sostenibilità dell'industria italiana, nel quale definivamo la sostenibilità un lavoro serio, un lavoro difficile, un lavoro faticoso, e non certo un lavoro fatto di parole o dichiarazioni così buone per la stampa o buone per la pubblicità. Qui però c'è un pezzetto in più, c'è una severità anche, mi sembra, che emerge dal discorso che hai fatto tu, Sabrina, che è forte. Cioè voi stessi, membri del consorzio, voi stessi consorzio, vi siete dati proprio un'impostazione molto severa nei confronti di voi stessi per arrivare a questo risultato. Da dove nasce questa severità, questa andare anche oltre certi parametri, mi sembra di capire
Ma sai, nasce un po' da quello che è lo spirito del consorzio che ha sempre avuto, perché già avere un disciplinare nel 2010 non credo che fossero tanti i prodotti del nostro settore che erano già regolamentati in maniera forte. Sì, norme quante ne volevi e quante ne vuoi come oggi, però poi qualcuno che si mette lì e dice sì, ok, noi siamo questo e rispettiamo queste regole e stiamo dentro a questi parametri, già da lì è stato un qualcosa di forte. Ti confesso che abbiamo passato anche diverso tempo nel ripensarlo questo disciplinare, perché appunto quando abbiamo detto ha bisogno di essere divenire più moderno, ecco, di essere un po' più moderno, ci siamo posti anche tante domande su come andare avanti a quello che poteva essere già l'attuale. Nel frattempo poi c'è stata anche tutta l'evoluzione della concia bianca, la concia metal free e la regolamentazione che è uscita, quindi beh, non ci potevamo accontentare di essere messi insieme a qualcuno che con degli sforzi enormi però sta portando avanti bene o male quello che noi siamo di naturale, cioè quindi vegetale è un metal free per eccellenza, perché lo è sempre stato. Poi avrà delle caratteristiche che sono le sue caratteristiche e come dicevo devono essere conosciute ed apprezzate, però ecco, non potevamo stare fermi a guardare, quindi visto poi siamo anche un gruppo abbastanza attivo, riusciamo a confrontarci bene essendo anche aziende piccole e su questi aspetti ancora di più, e quindi ho detto proviamo e facendo un po' di sforzi ci stiamo riuscendo. Questo mi sembra anche un altro aspetto molto importante, una nicchia di prodotto, 20 aziende, giusto? Sì. Quindi un numero piccolo, ma nemmeno poi così piccolo, c'è una grossa condivisione all'interno, sì, di questo gruppo, gli obiettivi precisi, insomma, si discuterà, ma insomma, gli obiettivi sembrano ben chiari per tutti e tutti vogliono perseguirli. Sì, ti confesso che secondo me quello che riesce a portarci avanti, che ci tiene ancora uniti e tutto, è proprio il fatto di non parlare di commercio schietto, cioè nel consorzio non si occupa di prezzi, non si occupa di problematiche commerciali schiette, si occupa di promozione, di regolamentazione, di formazione, di trasmissione di certi fondamenti base che rappresentano un po' il gruppo, come abbiamo una sede che invitiamo sempre chiunque a venire a vederla, purtroppo il Covid ci ha limitato molto nell'attività, però facciamo attività di diverso tipo, cioè noi parliamo di cose che magari con la pelle non hanno niente a che fare, in primis di arte, l'abbiamo fatto in giro per tutto il mondo, continuiamo a farlo e poi accanto andiamo magari a cercare la parte artistica del nostro prodotto, che insomma fare pelle vegetale è un'arte veramente, quindi è giusto che sia così. Hai detto la parola formazione, voi sì, storicamente organizzate un concorso Craft the Leather, giusto, che qua Linea Pelle aveva sempre trovato le sue due, i suoi momenti clou, l'esposizione poi la votazione, sì. In che modo questo concorso si è fermato, si sta sviluppando, come tornerà? Allora, in che modo soprattutto il concetto di formazione rientra anche un po' all'interno del concetto di più ampio di sostenibilità? Allora, come per quello che riguarda il concorso, il Craft the Leather purtroppo l'abbiamo dovuto mettere un attimo in un cassetto, visto il problema della pandemia, perché il Craft the Leather magari per chi lo viveva qua in fiera, che era un momento sicuramente fondamentale, perché appunto era l'esposizione del prodotto finito, la valutazione da parte del pubblico e la premiazione. Però quello che era veramente forte erano i momenti di creazione di questi prodotti, cioè il Craft the Leather organizzato facendo venire in Italia, nella nostra sede, quindi in Toscana, nella nostra zona, per una settimana rappresentanti di scuole di moda di tutto il mondo, accompagnati con i professori, che venivano appunto a vedere che cosa facciamo, come lo facciamo, prendevano ispirazione le più disperate, quello che volevano loro tranquillamente, dall'ambiente, dai nostri prodotti, e andavano poi a sviluppare queste opere d'arte in pelle, questi oggetti in pelle. Questo purtroppo l'abbiamo dovuto fermare, abbiamo continuato a tenere i contatti con le scuole di moda un po' di tutto il mondo via online e sugli schermi per quello che si può fare. Però noi siamo 20, ma siamo anche 20 molto cocciuti, abbiamo bisogno di toccarla la pelle vegetale va toccata, va sentita, va vissuta, quindi è dura stare dentro una scatola
un video e trasmettere qualcosa. Abbiamo portato avanti, abbiamo inviato i materiali alle scuole, abbiamo chiesto ai professori, che ormai abbiamo rapporti decennali, di portare avanti questo, appunto questo modo di fare, nell'attesa di ritornare con l'evoluzione classica del concorso. Il fatto di cultura del concorso stesso stava proprio nella cosa di voler far capire che cosa facciamo, che cosa significa il prodotto per la vegetale, che cosa significa conciare con estratti a vegetale. E il modo migliore è appunto farlo vedere e toccare con mano. Le visite delle scuole intendo istituti di formazione di moda, di un po' di tutto il mondo, nelle nostre aziende e nelle nostre sedi, erano prima del Covid, avevamo delle richieste praticamente mensili, d'accordo? Quindi i ragazzi e le classi di tutto il mondo che volevano venire a vedere e toccare con mano quello che facciamo. Questo penso sia la cosa fondamentale a livello di cultura. E proprio perché prima dicevo, il consumatore ideale per la pera vegetale è un consumatore colto. Quando noi diciamo colto, intendiamo colto nel senso che capisce il prodotto. Ok, poi noi parliamo di cultura nel senso che facciamo esposizioni di quadri, facciamo esposizioni di cultura generale all'interno della nostra sede, senza mirare troppo a portare avanti la parola per il vegetale. L'importante è che vengano nel nostro mondo le persone e capiscono che cosa facciamo. Questo è un po' il concetto, perché appunto cultura, cioè conoscere il prodotto, capirlo. La pella vegetale è un prodotto che vive insieme a chi lo utilizza, non è un prodotto che rimane standard o comunque che è studiato in una certa maniera e studiato soprattutto per rimanere in quel modo. La pella vegetale è un prodotto che artigianale e che è studiato per vivere con chi lo utilizza, per prendere le sembianze di chi lo utilizza. La stessa borsa utilizzata dalla signora a Copenaghen piuttosto che quella in Bangladesh o in Sudafrica prenderà delle caratteristiche totalmente diverse nell'arco della vita. E per questo bisogna conoscerlo, questo, quindi cultura come conoscenza. Grazie Leonardo. Abbiamo ancora qualche minuto se qualcuno vuole fare delle domande. Chiede dati di comparto, se è possibile. Allora, il vegetale rappresenta, come è comprensibile, una nicchia, d'accordo, quindi una parte. Posso dire che le 20 aziende che sono iscritte al consorzio, che poi rappresentano, credo, la stragrande maggioranza, anzi no, credo, sicuramente la stragrande maggioranza dei produttori vegetali in Toscana, oggi rappresentano circa 150 milioni di fatturato, tutte insieme, quindi potete capire bene che confrontarsi con qualche colosso che fa automotive o arredamento se lo spezzate in 20 sono veramente aziende familiari. Il numero degli addetti è molto basso, saremo intorno alla media toscana, quindi ho 8-10 addetti all'azienda, quindi sono aziende veramente piccole e artigianali. Per quanto riguarda l'andamento, purtroppo, e questo lo dico con un po' di rammarico, vediamo che nel periodo Covid e anche adesso si sta concentrando sempre di più nella parte alta di mercato. Le aziende, bene o male, hanno ordini, stanno lavorando, sono tutti abbastanza presi dalla loro attività, però diventa sempre più difficile vivere soltanto nella punta alta del mercato. E questo perché anche l'approccio verso il prodotto non è, come dicevo prima, non è molto corretto e ben valutato da parte anche dai grandi brand, che richiedono stabilità, richiedono resistenze che il vegetale proprio per natura non può, non dà, ma dà altre cose, ecco, quindi va capito. Poi comunque, se vuole dei dati più precisi, si può rivolgere a Barbara al consorzio e così le dà magari degli schemi più chiari. Se non ci sono altre domande. No, allora principalmente esportiamo. Il consorzio come mercato principale, e che poi noi li monitoriamo anche con i cartellini di garanzia.
Tenete conto che anche l'anno scorso, nonostante il periodo Covid, sono stati venduti oltre 1 milione di cartellini. Chi li acquista, questo è un passaggio che non abbiamo detto, ma mi sembra giusto ricordarlo, coloro che li vogliono utilizzare, cioè i clienti delle concerie, li devono pagare. Okay, non è un cartellino, okay, quindi ci deve essere un interesse, deve essere fatto un contratto trilaterale o quadrilaterale addirittura quando c'è un fasonista, d'accordo, fra la conceria, il cliente che compra la pelle, colui che, che produce l'articolo magari, e il consorzio. Il consorzio lo gestisce in totale autonomia, quindi la conceria non può distribuire il cartellino. Se voi venite nella mia azienda e mi chiedete come cliente, mi chiedete mi dai il cartellino, io non posso darlo. Io devo indicarvi, mandarvi al consorzio che per garanzia del cartellino stesso, quindi il consorzio che valuta il cliente che effettivamente acquisti da qualcuno che è iscritto, che continui a ritirare il pellame, d'accordo, in base a che prodotto fa, gli viene data la possibilità di acquistare i cartellini. E dicevo, in base a questi cartellini monitoriamo anche destinazione principale della pelle al vegetale sicuramente è il Giappone, è uno dei paesi più importanti e che più apprezza questo prodotto per cultura generale di mercato. La Corea è un altro paese estremamente importante, gli Stati Uniti qualcosa si muove, ma è un mercato molto difficile per un prodotto così di nicchia. E l'Europa logicamente con i produttori medi, le grandi firme, come dicevo, magari lo utilizzano, ma il cartellino poi può dar fastidio accanto a un marchio che magari distoglie attenzione dal marchio, d'accordo? Quindi le grandi firme, oggi non ce ne sono grandi firme che utilizzano il cartellino, ma grandi firme conosciute come grandi firme classiche. Se prendete i principali produttori di pelletteria di alto livello dei singoli paesi, allora li trovate con il nostro cartellino. D'accordo, magari non è una firma conosciuta a livello internazionale, ma è il marchio che fa un articolo artigianale molto curato, molto particolare in Belgio, poi quello che lo fa in Danimarca e quello che lo fa in Russia. Ecco, ci sono questi, sì, li trovate fra i nostri clienti e le nostre destinazioni. Ecco, abbiamo finito il nostro tempo, ringraziamo Leonardo, Barbara, ringraziamo Sabrina. Grazie e a voi. Vi informiamo che tra poco lo stesso evento verrà ripetuto in lingua inglese. Come on!